Giunto martedì a Ravenna per un soggiorno che si protrarrà fino a domenica, un gruppo di 33 cittadini della tedesca Speyer, gemellata con Ravenna da 23 anni, è stato ricevuto ieri mattina in municipio da Valentina Morigi, assessora alla cooperazione internazionale. Veterane di Speyer! Sì, sono andata 12 anni. Per 12 anni? Sì, adesso. Quindi è un amore? È un amore, sì, è un amore che non posso lasciarlo, non posso. Stiamo bene là, è un paese molto ospitale, stiamo benissimo. Questo è il terzo anno che ci vado, è da quando ho cominciato. Spero di non smettere più, perché come diceva Tonina è un paese molto ospitale, ma anche proprio le persone che partecipano sono molto carine, mi sono trovata come a casa. Sono andata la prima volta a novembre in occasione del mercatino di Natale e quindi è stata un'esperienza molto bella. A luglio il presidente ha affittato un appartamento e andiamo in appartamento, siamo in cinque. Ci dividiamo le spese e partecipiamo come italiani con la bandiera tricolore alla festa della Brezel. Barbara, storica presidentessa degli amici di Ravenna a Speyer. Allora, cosa piace ai tedeschi di Ravenna? Soprattutto i mosaici, perché quest'anno sono venuti tanti per la prima volta e tutti quanti erano entusiastissimi dei mosaici. E quanti giorni vi fermerete? Fino a domenica? Fino alla domenica, sì. Il programma cosa prevede? Abbiamo cominciato qui a Ravenna, continuiamo a classe e domani andremo a Cervia per visitare anche il museo di sale e dopo Sogliano per vedere il famoso formaggio di fossa e venerdì andremo in Emilia per visitare Bologna. Presidente dell'Associazione Amici di Speyer, quante volte è stato in questa bella città tedesca? Sono 14 anni che frequentiamo Spira, i cittadini sia di Speyer che di Ravenna rispondono molto bene a questo gemellaggio, a questi incontri che facciamo annualmente nelle due città. E cercherete nei prossimi anni di coinvolgere più anche gli studenti? Certo, perché due dei nostri soci vanno su, uno è già stato su, per perfezionare la lingua tedesca. Allora dico, noi siamo qui a Ravenna, abbiamo tutta una struttura sia comunale che amici, quindi eventualmente cercare di chiudere il cerchio, mandare su questi ragazzi da Ravenna a Spira, in estate praticamente questo lavoro, e da Spira a Ravenna in modo da incrementare molto bene il gemellaggio e un domani questi ragazzi saranno il futuro dell'Europa. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.